parlare. Allora, oggi ci troviamo davanti a Oxxo, eccolo qua, che praticamente è un supermercato messicano. Ci sono davvero ragazzi ogni 100 metri. Sono dei supermercatini che hanno tutto e un sacco di cose strane, che adesso vi farò vedere. Entriamo. Come vedete è un supermercatino molto piccolo, però ha davvero di tutto. E di qua inoltre c'è anche la zona dove si può pranzare, cenare e anche fare colazione. Guardiamo più nello specifico, che già ho visto delle cose proprio strane. Prima di tutto i messicani mangiano tantissime patatine. Davvero si vedono un sacco tipo in spiaggia che sgranocchiano. Ma che da noi non la mangi secco queste. Patate rosse piccanti, che sono al lime e al peperoncino. Deleterie. Qua ragazzi, proprio questo è un punto di domanda. Bisuda scontù, cerveza favorita. È praticamente un preparato che si mette, cioè si mette dentro la birra e ti fa sapore piccoso. Credo che sia praticamente birra piccante. Questa invece è la famosissima salsa in bottiglia, proprio la bottiglietta dell'acqua, Oco Roco. Cioè, ne metti negli occhi e piangi. È un supermercato di davvero, sarà 40 metri quadrati. Due scaffali sono di patatine, ma di ogni tipo. Anche queste qua sono molto simili, a parte che sono pesantissime. Tutto fritto, mamma mia. La Coca-Cola formato bambino, cioè potete tenerlo proprio come un figlio per allenarvi praticamente, perché la grandezza è questa, sono 2,5 litri, ma ne abbiamo viste anche di più grandi, devo dire. L'acqua, 5 litri di acqua, c'è pure la promozione, due di queste bottiglie, 2 euro. Raga, questi sono buonissimi. Questo è praticamente un preparato di latte della Nescafè, di caffè latte, tipo cappuccino sarà. Questo devo dire che secondo me è molto buono, però niente. Siamo qua. E oltretutto vendono praticamente a 6 pesos, che fate conto che 20 pesos sono 1 euro. E quindi ovviamente sono piccolini, ma cioè costano pochissimo. Costano davvero pochissimo, sono tipo 25 centesimi. Gli Oreo zebrati. Boh, voi li avete mai visti? Adesso, raga, credo che sia arrivato il momento delle cose che è proprio incomprabili. Cioè, per noi italiani credo che va bene tutto, ma il packaging fa la sua parte. Nel senso che una roba così, che sono tipo cose glassate, con 14% di latte, meno male, l'altro chissà che cos'è. Cioè, io non lo comprerei. E poi proprio ci sono queste, sono tipo, boh sì, dei plum cake, tipo quelli nostri del Mulino Bianco. Però sono proprio, cioè, la confezione è unta di olio e probabilmente conservanti. Loro lo chiamano pan dulce, però in realtà sono i veri e propri plum cake, insomma. E anche qua, in versione più piccola. Boh, raga, non lo so, cioè, non... Ditemi voi, commentatevi se voi lo comprereste, ma è una roba del genere. Sì, questi qua sono più quasi americani, insomma, c'è tanta roba importata. E sono sempre questi biscotti, che questi qua, raga, sono tentata sinceramente, perché sono tipo dei cookies con all'interno cioccolato. E vabbè. Ah, ecco, oddio, questo qua mi viene male sulla vedere. Non so se sono l'unica che tipo odia il sapore di fragola all'interno dei dolci, o tipo anche il gelato alla fragola non mi piace. Questi sono dei Loacker addirittura rosa, che saranno praticamente coloranti pure. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti. Già che incomincia con grasa, i aceite vegetal, azucar, maltodestrine, saborizzante artificiale, naturale, vabbè, zinco, boh, vitamine, bicarbonato, vabbè. Beh, questi qua, Roco 3, questi qua sono tutti coloranti. Madonna, raga, queste cose qua io non le ho mai viste. Sono dei biscotti, però sponge, che sono, hanno praticamente sopra una parte di tipo marshmallow. Che strani. Niente, sono biscotti con sopra marshmallow praticamente. Dei buonissimi biscotti
con il ripieno di limone. Ci dici la faccia da limone. Poi mi sembra davvero abbia un colore fluorescente. Cioè è davvero fluorescente. Guarda, Gianluca ha i pantaloni al costume fluorescente, ecco, come la Fanta. Ma sto criticando un botto, forse troppo. Giusto, ah, giusto, giusto. Vogliamo parlare di formaggini qua. Questi formaggini e Wurster messi un po' a caso, un po' a caso. Qua diciamo che il marketing non è stato molto d'aiuto. Però invece, secondo me, questo non è male. Questo è praticamente bibita di caffè con latte al sapore di vaniglia, da bere così quando si è. Questo è qua. Un mazzo di fiori in frigo? È in vendita, eh? Ovviamente qua ci sono dei mega gelatoni. E qua si mette tipo la San Montana, però qua la chiamano diversa, come Olanda. Perché? Però questi qua sono dei bei gelatoni, sì. Lascio commentare voi. Questo, che vabbè, ho aperto quasi. Questo è un secchiello di gelato, cioè vedete la mia mano. Costa 99 pesos. E sono 3 litri e mezzo di gelato. E perché no prendersi un botto di uova a un euro? Sono tantissime, ragazzi. Voglio contarle, ma sono tantissime. Cioè, ditemi che cosa ha della pizza. Pizza familiar. Però puoi metterci sopra gli ingredienti che vuoi, eh. Vabbè, allora. Voi lo dareste a vostro figlio? Che sembra, raga, dalla foto sembra proprio pappa del gatto. E questo? Una tanica di succo d'uva. Vi manca il cielo di Gesù? Venite all'Oxxo che lo troverete. Queste le vendono come caramelle, però Tito Caietito, ditemi voi cos'è. E anche queste le vendono come caramelle, a me sembrano tipo i bastoncini per far pulire i denti ai cani. Beh, un biscotto di cocco, fatto di cocco, cotto nel cocco, boh, non lo so, cocco. Riguardo le cose americane, troviamo anche questi, che io, raga, non ho mai mangiato. Infatti sono tentata se comprarli o no, però costano un euro. Sono Tiritas de Tamarindo. Ed eccomi uscita dall'Oxxo. Diciamo che la nostra spesa non è stata... Abbiamo comprato un'acqua, una Monster, e alla fine... Aspetta, se riesco a prendere il sacchetto. E alla fine li ho presi. Devo provarli, raga, a Milano non li ho mai trovati. E vedo tutti questi americani che se li mangiano. Quindi è giunto il momento. E niente, ragazzi, se tutto ciò vi è piaciuto mettete un bel like con cose in mano. Iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Dato che li abbiamo comprati alla fine, allora devo provarli. Allora, ma raga, ma come si presenta? Ovviamente sciolti. Ovviamente sciolti, sono 30 gradi, quindi comprensibile. Andiamo a addentarlo. Buonissimo, però è uguale al burro d'arachidi. Quello che mangio sempre di bull powder, cioè non cambia niente.